Ben arrivate, io sono Ryan. Oggi sapete che siete state invitate da un meraviglioso marchio che è Max Factor. Ora vediamo un po' che cosa facciamo oggi. Voglio realizzare due trend, due tipi di look magari per due tipi di donna estivi e spiegare veramente come un occhio di questo tipo piuttosto che una bocca si realizzano. Ho pensato alla spiaggia e alle trasparenze dell'acqua e infatti l'ho chiamata Acqua Princess o Acqua Princess. Ho preso una modella, ovviamente, eccola qui, Raya, vieni. Allora, prima cosa, fondotinta sempre, estate e inverno. Miracle Touch, poi voi l'avrete, è un fondotinta che a contatto con la pelle diventa liquido. Quindi estate e inverno non ce ne frega niente. L'effetto, eccolo qua. Un effetto impercettibile perfetto. Sul fondo metterò un velo di cipria. La metto col pennello, così rimane veramente morbida, fissa, compatta, però senza essere troppo pesante. Una volta che noi abbiamo fatto l'incarnato, creiamo il bacio del sole. Allora, vediamo ora la terra, il blush, eccetera, cosa servono. La terra serve a creare struttura, quindi vado sugli zigomi, alle attaccature dei capelli, ma carezzo il volto. Se io carezzo il volto, la setola riesce a sfumare. Senza andare a mettere la terra, per esempio, nel contorno occhi, perché la terra in genere spegne il contorno degli occhi. Poi la terra la diamo nella zona che attacca il viso al corpo, quindi nella zona dove il sole non batte mai. Quindi con la terra creo struttura. Col blush o fard creo la salute. Questo è un cremoso, lo stendo col dito o col pennello, è indifferente. Addirittura, se voglio fare veramente una cosa bella, questo blush lo vado leggermente a mettere anche sulla palpebra. Ecco qua, e ho già un aspetto salutare fresco. Poi ho scelto un ombretto che vede un oro e un rame. Quindi io prendo questi due colori, li miscelo insieme e vado a illuminare la palpebra fissa. Col pennello posso addirittura illuminare maggiormente l'angolo interno. Prendo la matita nera, la vado a mettere alla base delle ciglia e poi con il pennello, guardate, passate sopra e create una sorta di sbavatura, di sfumatura. Non è così difficile perché non deve essere precisissima. Ci passo sopra il pennello, vado a stemperare quelli che sono i contorni e vado a creare questa sorta di fumo che parte dalla base e si alza. Che ne dite? Va bene? Allora, questo colore ci tengo tanto, lo adoro. Questo è un polvere che quando lo stendi sembra quasi un cremoso, quindi non hai l'effetto di carta crespa sulle palpebre, non hai assolutamente l'evidenziazione di tutti i difetti come molte volte succede ai perlati. Do del nero sotto, lo sfumo.
poi al nero sovrappongo quel giusto tocco di verde maldiviano, acqua, che abbiamo detto. Che ne pensate? Può andare? Poi diamo il mascara. Donne piuttosto nude, ma mai senza mascara. Non mettete ombretto, non mettete matita, non mettete niente, ma il mascara per forza, perché il mascara rende lo sguardo giovane e brillante. Sto usando il mascara, mi permetto di dire, e ci scommetto con qualsiasi altro truccatore, il migliore al mondo. False Lash Effect. Con questo qui ti ottieni un volume delle ciglia quasi a diventare veramente finte. Il mascara iniziamo a darlo dalla base delle ciglia con movimenti zigzag, in modo tale che va a riempire tra ciglia e ciglia e quindi mi raddoppia il volume. Vado, guarda in alto, a mettere la matita, il kajal nero, dentro l'occhio. Ora vi faccio vedere però come Araya cambierà lo sguardo con la sopracciglia. La sopracciglia è una delle parti più importanti del viso. Se lei vuole, con uno sguardo del genere, può incidere la persona con cui parla. Nell'altro caso, sicuramente lo può fare, ma rimane un po' più carina, un pochino più gentile. Poi ho scelto un rossetto che lo metti la mattina e se non lo togli 24 ore sta lì. Si chiama Lip Finity, ho scelto una nuance specifica. È un rossetto a due fasi. È un rossetto che fa parte di una gamma di tre Essential Catwalk Collection, che vuol dire è il cuore del colore della moda di questo momento, delle sfilate. Si stende il colore. Questo colore lo si lascia là, asciugherà, ha un brevetto Permatone, vuol dire creerà un film elasticissimo che si fissa sulle labbra. Dopodiché ha un idratante. Voi vi dovete portare dietro solo questo, perché con questo rossetto qui ci potrete mangiare tutto quello che volete, il rossetto sta lì finché non lo strucchi. L'idratante è importante perché ravviva il colore e dà una forte idratazione alle labbra. Direi che è bello anche da vicino, no? Andiamo avanti? 5-10 minuti, facciamo il secondo.